Va alla Vastese il derby contro l'Aquila, successo per 2-1 della formazione aragonese che fa rima anche con 13° risultato utile consecutivo. Si interrompe invece la mini striscia positiva per la formazione di Battistini, che compie comunque il giro di boa come meglio forse non avrebbe potuto, considerato le grandi incertezze societarie. È una giornata particolare per la Vastese, vissuta sul ricordo dello storico capitano Guido Mazzetti. Un minuto di raccoglimento prima del fischio d'inizio e la sua maglia numero 4 indossata per l'occasione da Capitan Fiore, che lascia la 10 a Pizzutelli. È però l'Aquila ad avere un approccio migliore alla gara. Battistini conferma il 3-4-1-2 con Padovani che dopo pochi secondi ha una buona occasione. La Vastese dal canto suo, nelle consuete vesti da 4-3-3, fa possesso palla, ma vede davanti a sé una formazione brava a chiudersi e poi a ripartire. Ed è proprio su una ripartenza che la squadra di Battistini passa in vantaggio. Da un'azione sulla destra il pallone arriva a Sieno, che in diagonale beffa Camerlengo, con il portiere della Vastese che tocca, ma non abbastanza, per evitare il gol. È un'invenzione di Viscardi, poi, condita da un pizzico di fortuna e con la complicità del vento, a svegliare la Vastese. Il difensore coglie di sorpresa Farroni con un tiro cross che si infila alle spalle del portiere rossoblu. Da quel momento il primo tempo sarà soprattutto di marca aragonese. Al 35esimo Leonetti protesta per un presunto atterramento in area, sul quale però il direttore di gara lascia proseguire. Due minuti più tardi, lo stesso Leonetti si allunga troppo il pallone in un'azione che aveva lasciato troppo ferma l'Aquila. La prima frazione si chiude con un tentativo di Stivaletta che finisce di poco al lato e quello di Fiore, da calcio di punizione, con pallone che si abbassa all'ultimo momento ma non abbastanza per la Vastese. L'Aquila pareggia gli episodi da Moviola al quinto della ripresa, quando Ibe va giù in area dopo un'incomprensione tra Amelio e Camerlengo. Non ci sono però grandi proteste ed il direttore di gara accorda il calcio di punizione a favore dei padroni di casa. Leonetti è come sempre tra i più pericolosi nella formazione aragonese e la difesa aquilana è costretta a murarlo in massa su un tentativo in area prima del quarto d'ora di gioco. La gara si gioca sulla falsa riga del primo tempo, con la Vastese a tener palla e l'Aquila a provare a far male in ripartenza. Poco dopo la mezz'ora però gli aragonesi passano in vantaggio. È un'invenzione di Leonetti con una rovesciata in area a portare avanti per la prima volta la Vastese nel derby. Pochi istanti dopo fa finalmente il suo ingresso in campo De Juris per l'Aquila, fermo per un lungo infortunio ed è proprio l'attaccante, servito da Boldrini, a non controllare bene in area un'occasione interessante. La formazione di Battistini ha qualche difficoltà di troppo, mentre Cherillo sfiora il tris per la Vastese dalla distanza. Però nel finale di gara l'Aquila proverà a buttare il cuore oltre l'ostacolo. Al 37esimo viene annullato un gol a Pupeschi per un presunto tocco di mano nell'indirizzare la palla oltre la linea. In pieno recupero invece l'ultima ghiotta occasione per gli aquilani. Cafiero tenta una torre che si indirizza invece verso la porta ed è provvidenziale Viscardi a salvare sulla linea. Si chiude così con la Vastese che consolida il terzo posto in classifica e con l'Aquila a caccia soprattutto di tranquillità. Mister, un buon approccio dopo il gol del pareggio, però qualche certezza è venuta a mancare. Vi siete riproposti nella seconda parte del secondo tempo? Che partita è stata? È stata una partita condizionata dal gol fortunoso della Vastese, perché se quel cross spinto dal vento non va all'incrocio, soprattutto se noi magari ci mettiamo un po' più cattiveria nella parte iniziale della partita, abbiamo approcciato molto bene, forse possiamo far meglio. Poi effettivamente abbiamo abbassato un po' troppo il baricentro, un po' sulla spinta della Vastese che in questo momento ha un forte entusiasmo e lo sta dimostrando, un pochino anche, ti ripeto, avrei voluto vedere la partita senza quel cross e finiva l'incrocio. Però l'anno giusto per qualcuno e l'anno meno giusto per altri. Poi nel secondo tempo abbiamo abbassato un po' troppo il baricentro, abbiamo subito un gol, una circostanza di un doppio rimpallo un po' sfortunato, il portiere non ha fatto parate, questa è una cosa da sottolineare, e nel finale abbiamo avuto almeno 2-3 occasioni importanti per pareggiare. E chi perde tace, chi vince esulta, quindi va così, però credo che il risultato più giusto sarebbe stato alla fine sicuramente un pareggio. Pensando proprio alle questioni societarie, c'è un desiderio in particolare per il 2018 di Battistini? Un po' di serenità, lavorare da persone, da calciatori, da allenatori normali, perché questa squadra lo merita, credo lo dimostra con orgoglio fino al 92, si mostrano sto recupero di 2 minuti soltanto con 5 cambi oggi, ma l'Aquila in questo momento viene rispettata per quel che è. Abbiamo giocato contro una signora squadra, abbiamo tenuto botta e poi dopo è venuta fuori la nostra voglia di fare il risultato,
di regalare un Natale sereno, sportivamente parlando, al pubblico di Vasto. Dove vuole arrivare la Vastese? No, guarda, allora, a me sinceramente, lo dico sempre, lavoriamo e ci alleniamo per arrivare alla domenica e per cercare di portare a casa i 3 punti. Certamente vedere un campionato dove, non lo so, che hanno fatto le altre 2 squadre, mi sa che hanno vinto, Pesaro e Matelica. Cioè, all'idea che il girone d'andata sia concluso un campionato, sinceramente mi dispiace, nel senso che il nostro dovere morale è cercare comunque di rimanere lassù e rendergli un po' la vita difficile anche alle marchigiane. Presidente, non c'era modo migliore per chiudere il girone di andata quest'oggi? Sì, veramente sono 4 mesi che stiamo insieme, devo dire grazie a questi ragazzi che veramente anche oggi hanno dimostrato di non mollare fino alla fine, di prendere questi 3 punti importanti per la classifica, per il morale, perché quando si vince va sempre bene. Ti consolida il 3° posto in classifica, ma la Vastese dove vuole arrivare? La Vastese è partita per fare un buon campionato e buttare le basi, però noi andiamo domenica per domenica, vediamo quello che ci porta il campo e prendiamo il risultato finale, però stiamo bene mentalmente, fisicamente, c'è un bel ambiente e andiamo avanti per la nostra strada.